Bentornati amici su Cine Italia, oggi ci vediamo assieme quali sono stati i 10 film più costosi della storia. Mi raccomando, cominciamo subito, ma ricordatevi di iscrivervi al canale, così da darci una grandissima mano. Al decimo posto della classifica di oggi, un film che conoscete quasi tutti, Harry Potter e il Principe Mezzosangue, costato la bellezza di 250 milioni di euro. Oggi con l'inflazione bisognerebbe aggiungerci circa 26 milioni in più. Gli attori avevano la libertà di girare dalle 5 del pomeriggio alle 5 della mattina con dei paesi in Inghilterra totalmente chiusi al pubblico. Se però consideriamo il successo che ha avuto, beh, soldi ben spesi. Nono posto, ma diciamo in realtà merito con Harry Potter, Capitan Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi oltre i confini del mare, costato 250 milioni di euro, ma solo perché è stato tagliato il budget, che all'inizio era di 400 milioni di euro, poi qualcuno si è svegliato e ha detto, ma veramente dobbiamo cacciare tutti questi soldi per un film? Comunque, le isole delle Hawaii ne hanno guadagnato tantissimo, 85 milioni di euro, direttamente o indirettamente, con tanti posti di lavoro. All'ottavo posto, Avengers Age of Ultron. E tenetevi forte, perché qui apriamo un capitolo che non finirà tanto presto. Li vedremo spesso i film degli Avengers in questa classifica. Beh, signori, girato nel 2015, spesi 279 milioni di euro, 280 a oggi, e c'è qualcuno che dice che siano stati spesi male. Scene tagliate, poi rivisitate, poi rifatte. Un casino hanno fatto con questo Avengers. Settimo posto per un film di animazione, l'unico della classifica di oggi. Rapunzel è costato 260 milioni di euro nel 2010, a oggi 280 milioni, con un lavoro dietro complicatissimo. Soldi evidentemente ben spesi, accolto benissimo dalla critica, ha ricevuto voti altissimi e i ricavi in giro per il mondo solo per il film sono stati di circa 600 milioni di euro. Figuratevi il merchandising. Sesto posto per Spider-Man capitolo 3, costato 258 milioni di euro, a oggi circa 295. Ha portato delle vere e proprie rivoluzioni nel mondo del cinema, utilizzando le Spider-Cam, telecamere sospese che aiutavano nella dinamicità dell'azione. Beh, quello che è clamoroso di questo film è che sono stati spesi 42 milioni di euro solo per il lancio del film al cinema, cioè di pubblicità. Quinto posto per un colosso del cinema, un film che oggi compie la bellezza di 25 anni, costato nel 97 200 milioni di euro, fate un po' voi. Oggi la stessa produzione costerebbe all'incirca 300 milioni, sì, ma sono comunque 300 milioni di euro per 11 premi Oscar e un film che ha fatto la storia. Potete benissimo immaginare l'enorme mole di lavoro che c'è dietro e soprattutto il cachet degli attori. Al quarto posto, come dicevamo prima, bentornati Avengers, Infinity War, costato 300 milioni di euro, tondi tondi, ne ha incassati, aprite le orecchie, 2 miliardi. La grandezza del progetto la si poteva notare già in pre-produzione, ma quello che ha fatto spendere tutti questi soldi sono i processi di post-produzione e tutti gli effetti speciali possibili e immaginabili. Ah, e quegli attori costano, è mica poco, eh. Al terzo posto torna Jack Sparrow, con Pirati dei Caraibi ai confini del mondo. Beh, per il terzo film avevano deciso di stanziare 300 milioni di euro, il budget massimo. E quanti ne hanno spesi? E che domande? 300! E ricordatevi che, come vi avevo detto prima, per il film che hanno girato dopo ne avevano stanziati 400, poi si sono contenuti. Comunque, alla fine, spese folli per una saga amatissima dagli amanti del cinema. Oggi ne costerebbe 350 circa. Ma come? Ancora Avengers? Ebbene sì, secondo posto per Avengers Endgame, che rispetto ai produttori di Pirati dei Caraibi proprio non si contengono, 356 milioni spesi, che dovete sommare a quelli dei film precedenti, avranno speso più di un miliardo, ma a loro che gliene frega, dalla saga hanno guadagnato 27 miliardi di euro, cioè non so nemmeno come si scrive 27 miliardi. E al primo posto, quello di oggi è clamoroso, La follia del secolo, Cleopatra 1963, spesero solo 44 milioni di euro. Sì, ma 44 milioni di euro del 63 sono la bellezza di quasi 400 milioni di oggi. Volete sapere come li hanno spesi?
Sicuri? Signori, li hanno spesi in costumi. 63 costumi di scena e quelli di Cleopatra sono costati 200.000 euro. Solo quelli di Cleopatra. Follia. Io, signori, mi accontento di 440 like. Toh, ve la butto lì così. Fatemi sapere nei commenti se qualcuno di questi film vi ha sorpreso. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.